so insomma quando guarderete questo video. Comunque, oggi volevo fare questa nuova tipologia di video che ho visto soprattutto nelle ragazze americane. Qua in Italia l'ho vista da pochissime persone e neanche mi ricordo chi. Comunque sia, come ho detto, il titolo è un Get Unready With Me, cioè vuol dire ci andiamo a devastare completamente e torniamo alle origini. Oggi mi sono truccata, mi sono preparata insomma tipo 5 ore fa, quindi questo trucco è un trucco residuo di 5 ore, ma devo dire che ha tenuto molto bene perché oggi sono andata a farmi le unghiette, quindi finalmente sono tornate le mie mega unghione, quelle che odiate tanto e che fanno tanto rumore. E le ho fatte bordeaux, le ho fatte tipo a stiletto, insomma, poi se mi seguite bene su Snap, su Instagram, ve le farò vedere molto spesso, perché sono proprio felice. Tra l'altro vi lascio il nick della ragazza che mi fa le unghie qua sotto, cioè io le pago e tutto quanto, però è davvero bravissima, quindi mi piacerebbe, insomma, se magari qualcuno vuole, non sa dove andare, vi lascio il suo nick di Instagram qua sotto e poi la potete contattare, andate a vedere i suoi lavori, eccetera. Quindi oggi vi farò vedere come mi strucco, i prodotti che utilizzo e in più vi do qualche consiglio, qualche cosa che faccio in particolare, insomma cose del genere. Allora io prima di tutto inizio con le salviettine struccanti. In questo periodo sto utilizzando queste della Licia, che sono quelle per pelli grasse e impure. Io in realtà non ho una pelle grassa, è una pelle tendenzialmente mista, cioè vuol dire che soprattutto in questa zona, oddio scusate il dito, questa zona e il naso, soprattutto il naso è il mio devasto in tutti i sensi, praticamente si forma il sebo, quindi quella patina untuosa insomma dopo un po'. Per ora ancora non ce n'è, però si comincia a formare, mentre per il resto io comunque potete notare adesso vabbè al fondotinta in tutto, ma comunque si vede che non ho queste grandi imperfezioni fortunatamente, ma le ho avute soprattutto tipo a 12-13 anni, ero piena, soprattutto sulla fronte avevo tutto delle bollicine sottopelle, non erano proprio brufoletti. Comunque sia, allora vi dico subito perché so come lo chiederete, che sulle labbra ho Dolce K di Kylie Cosmetics, mentre sugli occhi, aspettate che mi tolgo il bardamento qui, scusate anche il segno, ma sapete, tra l'altro oggi faceva un freddo, cioè facevano 7 gradi, io mi stavo gelando ad aspettare l'auto, ma vabbè. E sugli occhi ho utilizzato due palette, la Vice e la Chocolate Bar di Too Faced e di Urban Decay. La Vice è di Urban Decay e la Chocolate Bar è di Too Faced. Tra l'altro questi giorni che sono a casa, appunto, volevo girarvi un po' di tutorial, soprattutto, però girate tipo a Get Ready With Me perché secondo me è un po' più interattivo. Inizio subito con le salviette. In realtà con le salviette non mi strucco gli occhi perché adesso lo vedrete, ho una pelle delicatissima nonostante sia appunto tendenzialmente mista, perché l'ho sensibile e mista e quindi vedrete che si arrosserà subito, ma anche sotto, cioè adesso vedrete quanto sono rossa. Tra l'altro, vedete che prendo lo specchiettino. E cosa più importante, non mi sono messa la mia fascetta. Questa qua l'ho presa da Primark a Londra. L'ho pagata tipo una cavolata. Qualcosa come una sterlina e 50, vabbè, insomma, sexy da morire. E quindi vado con la salvietta e strucco soltanto il viso. Anche sulle labbra poi faccio vedere come tolgo le tinte. Tra l'altro guardate la mia pelle quanto è rosa. Proprio rosa, culetto di bambino. E allora vado a togliere tutto quanto. Comunque, allora, parliamo un po'. Diciamoci qualcosa. Tra l'altro cominciatemi già qua sotto nei commenti a scrivere magari qualche argomento per i prossimi Get Unready o Ready With Me. Così almeno so di cosa volete che parli e non parlo sempre, insomma, più o meno delle stesse cose. Come sapete ho lasciato scuola, quindi ho più tempo adesso anche per i video, insomma. Penso l'avete proprio notato perché ne sto facendo di più e soprattutto sono anche molti vlog, quindi naturalmente giro il vlog soltanto quando ho qualcosa di carino da fare. Perché altrimenti, insomma, farvi vlog tipo casalinghi secondo me non avrebbe molto senso. Però comunque a volte li faccio anch'io. Allora, adesso mi sono struccata il viso. Naturalmente molto più o meno questo è il devasto. Io tra l'altro non ci vedo niente, cioè lo sto dicendo. Comunque sì, ho fatto questo, già mi sento molto meglio. E vado a prendere una cosa che secondo me dovrebbe avere
tutti, che è l'olio di cocco. Io ho questo qua, in realtà ho il barattolone gigante da tipo un chilo di olio di cocco, però ho comprato prima questo e quindi lo metto qua perché è più pratico. In realtà di solito lo prendo con l'unghia perché se no non so come fare, ed è solido, non so se lo vedete, però visto che l'ho appena fatto, magari me ne sarta una, che ne so. Andiamo con un pennellino. Ecco qua, questo è l'olio di cocco, si presenta così. Io ne prendo, ma ne basta poco, però io ne prendo sempre di più perché mi piace. E poi me lo vado a spalmare sulle mani. Aspettate che alzo la mia felpa. Tra l'altro guardate che figa è. Questa è quella di Harry Potter. È del binario 9 e 3 quarti King's Cross a Londra. E quindi vado a prendere l'olio di cocco e faccio così, vedete che si squaglia. E poi vado sugli occhi. Quindi questo fondamentalmente è quello che faccio sempre. Anche quando ho soltanto il mascara, non ho l'ombretto, io uso sempre l'olio di cocco sugli occhi. Naturalmente sfrego bene per togliere soprattutto il mascara. Come potete notare sarò tipo un mostro. Va bene, ci pensiamo dopo poi. Fatto questo, cosa vado a fare? Allora, prima mi vado a lavare le mani col sapone perché se non si toglie. Dopodiché riprendo la salvietta struccante, che oggi anzi non è zozza per niente, e vado semplicemente a togliere. Non vado a sfregare perché come vedete rimane. Questo olio di cocco è fenomenale. È meglio di qualsiasi, e dico qualsiasi, struccante. E poi è molto delicato comunque, cioè a parte il fatto che io mi arrosso subito, comunque vedete che è abbastanza delicato alla fine, no? Cioè io l'adoro follemente. Infatti tutte le amiche che l'hanno provato l'hanno comprato questo olio di cocco. Io tra l'altro, per chi fosse interessato, lo prendo su eBay, cioè molto proprio semplicemente, mettete olio di cocco, non costa neanche tanto, ma penso si possa comprare anche al supermercato, che io l'ho visto al supermercato, però ormai c'ho questo, insomma l'ho preso su eBay. Poi mi sciacquo gli occhi tamponandolo con un asciugamano, possibilmente acqua fredda, perché vedete che io mi arrosso subito, cioè dalla videocamera sembra c'ho gli occhi in fiamme. Fatto questo, adesso ci occupiamo delle labbra e vado a prendere sempre il pennellino, prendo un po' di olietto di cocco, sembrerà molto brutto ma facciamo così, vediamo se sta squagliando, cioè nel senso se ve lo mangiate non succede niente, c'è gente che ci cucina con l'olio di cocco ma non è che sia il mio coso preferito. E questo toglie l'olio di cocco anche le cose più waterproof, più resistenti, cioè è bellissimo, non so più come dirvelo. Io lo uso anche per fare le maschere sui capelli. Tipo ad esempio lo mettete sui capelli più o meno mezz'ora prima di lavarli, è una bellezza, non potete capire. Naturalmente solo sulle punte. Riprendo la salvietta, io ne sto usando una sola ma voi cambiatela. Ok, e anche la tinta tolta senza alcun problema. Adesso vi dico quello che faccio solitamente. Ora io non mi ero organizzata di fare questo video oggi, quindi naturalmente questo procedimento che vi sto per elencare l'ho fatto ieri. Però sappiate che lo faccio più o meno due volte a settimana, non di più, perché altrimenti la pelle si rovina invece di migliorare. Quindi mi rimetto gli occhiali così posso vedervi bene. Tra l'altro mi lascerò questa fantastica fascetta proprio degli anni 50 da perfetta casalinga. Allora, cosa utilizzo solitamente per purificare il viso? Vado ad utilizzare prima di tutto il Clarisonic. Questo qua è il mio, è il Clarisonic Aria, e la testina è quella per pelli sensibili, proprio fatta apposta. E poi lo vado ad utilizzare o con la nuvola struccante di Neve, che in realtà dovrebbe essere uno struccante vero e proprio, ma a me lo strucca una cippa, quindi lo uso come detergente più o meno. Anche la mattina a volte lo utilizzo, mi piace tantissimo, soprattutto per le pelli grassi, secondo me è proprio figo. E altrimenti vado ad utilizzare questo gel detergente, sempre per tutti i tipi di pelle, della Venus, sempre con il Clarisonic questo, e quindi lo passo. Tra l'altro vi lascio nella scheda informazione oppure nell'info box il video che feci un po' di tempo fa della skincare, più o meno è sempre quella. Poi dopo aver fatto questa cosa passo lo scrub, a volte lo passo prima del detergente, a volte lo passo dopo, comunque passo lo scrub che è questo qua che ho preso a Londra della St. Ives. Poi faccio lo scrub anche alle labbra con questo lip scrub di Kiko, che io mi sono innamorata, cioè questo lo
lo vado a fare anche adesso perché è proprio, penso, fighissimo. Però se non volete spendere soldi per comprare lo stick, che sì, è più pratico ma costa comunque un po', semplicemente fate zucchero e miele, cioè avete fatto. Andiamo a togliere anche lo scrub e dopodiché vado a mettere la maschera. Io di solito o uso quelle peel off oppure quelle in tessuto, o altrimenti questa qui di Garnier. E dopo aver fatto questo passiamo al procedimento che invece faccio adesso. L'acqua micellare, questa qui di Garnier che io compro tipo a litri, non lo so, vado a utilizzarla per togliere il trucco che è rimasto. Sapete, e se non lo sapete e magari usate molto spesso le salviette, fate questo piccolo accorgimento perché vi salverà la pelle. Le salviette struccanti non vanno mai, e dico mai, utilizzate da sole, cioè se lo fate sbagliate e vi incasinate soltanto la pelle. Tra l'altro guardate lo schifo rimasto. Le salviette andrebbero usate o con il latte detergente subito dopo essersi struccate, o altrimenti passate il detergente con il Clarisonic come vi ho detto prima, o altrimenti meglio ancora l'acqua micellare, così non vi rimangono tutte le schifezze della salviettina sulla pelle. E infatti uno dei miei segreti proprio per avere una pelle più purificata possibile è utilizzare sia l'acqua micellare, qualsiasi modo io utilizzi per struccarmi, che siano salviette, che sia olio di cocco, qualsiasi, e poi dopo vado a utilizzare il tonico. Io utilizzo questa qui, l'ho preso in un negozio per estetista, ma comunque sia bene qualsiasi tonico, se riuscite a trovarlo non a base alcolica, perché se no vi incasinate gli occhi, insomma tutte cose. Questo qui ad esempio è lenitivo alla calendula, sempre per il discorso che mi arrosso molto facilmente. Sempre con il dischetto vado a utilizzare il tonico. Questo è, penso, il passaggio fondamentale che mi ha salvato tutte le volte che ho avuto magari un po' più di impurità sulla pelle. E io lo passo soprattutto bene sul naso, qui, che il dischetto non so se da lì lo vedete, ma è ancora lercio. Ultimo step che vado a fare è applicare questo prodottino, che è della NYX ed è Honey Dew Me Up. Credo si legga Dew Me Up, no, non ho idea. Comunque è un siero illuminante, si prende con la spatolina. Io ne prendo tipo due spatolinate. È un po' gelatinoso, andate a fare così sulle mani. E poi lo applicate. Abbiamo praticamente terminato, quindi togliamoci la fascetta della vergogna, gli occhiali, e come vedete abbiamo ottenuto una detersione completa prima di tutto. E soprattutto punto 2, e secondo me il più importante, efficace, perché a volte ci strucchiamo non pensando. E soprattutto mi raccomando, cioè non fate l'errore di molte ragazze e anche molte adulte che non si struccano prima di andare a dormire. Può capitare uno o due volte all'anno, ma non una o due volte a settimana. Magari non vedete i postumi, diciamo così, di quello che fate immediatamente, ma lo vedrete poi nel corso del tempo. Quindi per favore, se siete una di quelle persone che non si struccano, cominciate a farlo. Cioè è un consiglio dal cuore, non da io da make up, dal cuore. E anche un po' una mia parte da estetista lo dice. Comunque sia, spero di esservi stata d'aiuto con questa piccola skincare barra non prepariamoci insieme. Non so se esiste una traduzione di unready, prepararsi, sprepararsi, cioè non lo so. Comunque sia, questo appunto è quello che faccio tutte le sere. Detto questo, se il video vi è stato utile, pollicino in su mettete al video e ci vediamo al prossimo. Ciao.